Buonasera e bentrovati a TG Primiero. Oggi, lunedì 17 luglio, settimo giorno di ritiro per i gialloblu, che hanno svolto questo pomeriggio al centro sportivo intercomunale di Mezzano una seduta pomeridiana. A disposizione di Mister Baroni, da oggi, anche il centrocampista australiano Aydin Rustic, che in giornata si è unito al gruppo e ha iniziato ad allenarsi con i compagni. Mattinata libera quella per i gialloblu, dopo l'amichevole disputata ieri contro il Primiero, terminata con il risultato di 7-0 in favore dell'Hellas. Partita utile per mettere minuti nelle gambe per i ragazzi di Baroni, che si sono aggiudicati il match grazie alla rete di Onglà e alla doppiata di Lazovic, arrivate nel primo tempo, e ai gol realizzati da Mbula, il primo per il neo attaccante del Verona con la maglia dell'Hellas, da Doig, Braff e da Diaw. Debutto nel match anche per la maglia away giallo-blu, presentata proprio qui in ritiro ai tifosi nella serata di venerdì all'Hellas Village. Un ottimo weekend, quindi, quello del Verona, che oltre alla convincente prestazione in amichevole, ha visto la partecipazione di tantissimi tifosi arrivati direttamente dalla città, sia per l'allenamento di sabato che per il match di domenica, che ha fatto segnare il tutto esaurito nella tribuna da 800 posti del centro sportivo intercomunale di Mezzano. Al termine della sfida, nella zona media del centro sportivo, Mister Baroni si è espresso così nella conferenza stampa post partita. Al di là del dei gol, è una settimana in cui abbiamo lavorato forte, duro, anche stamattina la squadra ha fatto un grande lavoro e quindi mi serviva vedere l'atteggiamento, nonostante la fatica, la ricerca della pressione sulla palla. Poi è chiaro, ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare, però sono state delle buone indicazioni anche dai ragazzi giovani, che in questo momento ne abbiamo bisogno, quindi gli stiamo usufruendo, gli stiamo dando fiducia. Sono buone le sensazioni, dunque, quelle che hanno chiuso la prima settimana di lavoro del Verona a Primiero 2023, che tornerà in campo domani per continuare la preparazione in vista della prossima Serie A Team. Vi ricordiamo inoltre che la prossima amichevole dell'Hellas è in programma per giovedì 20 luglio alle ore 17 contro la Top Calcio 22 veronese. Sul nostro sito hellasverona.it sono indicate tutte le informazioni a riguardo. Vi ricordiamo anche che sarà necessario aver prenotato il proprio posto sul sito vivaticket.it per poter acquistare i biglietti per il match. Per quanto riguarda TG Primiero, invece, vi aspettiamo domani per una nuova puntata per raccontarvi da vicino il ritiro gialloblu.